Sofico De Goni e Alessandro Basciano continuano a far di tutto per visibilità. Ecco cosa è successo dopo l'intervista a Verissimo. Non c'è mai fine al peggio e l'emblema di questo detto, oggi, sono Sofico De Goni e Alessandro Basciano. Cosa succede adesso? È passato un anno da quando l'ex volto di Uomini e Donne, ospite di Verissimo, aveva confessato a Silvia Toffanin la fine della storia con il ragazzo conosciuto nella casa del GF VIP. Oltre a questo, però, Sofia aveva raccontato il lato oscuro di Alessandro, descrivendolo come un padre padrone, un despota e un uomo violento. A quanto pare, durante una vacanza a Mykonos, Basciano aveva tirato uno schiaffo in pieno viso alla sua ex fidanzata, per un misero fraintendimento. In quell'occasione, proprio Sofico De Goni era tornata a parlare della retorica più becera, esortando le donne a denunciare i maltrattamenti in casa e ad andarsene al primo accenno di violenza. Belle parole, se non fosse che, proprio lei, a distanza di pochi mesi da quelle dichiarazioni, era tornata saltellando fra le braccia dell'ex fidanzato. Per fortuna, conservando ancora un briciolo di dignità, Sofia e Alessandro Basciano non hanno mai ufficializzato il loro ritorno insieme, ma il grande pubblico li aveva smascherati lo stesso. Cosa succede fra Sofico De Goni e Alessandro Basciano? Dopo il ritorno di fiamma, avvenuto probabilmente grazie alla gestione della loro figlia Céline Blu, i due hanno deciso, ancora una volta, di prendere strade diverse. Addirittura si è parlato di attriti fra le rispettive famiglie di entrambi. Ma cosa succede ora fra Sofico De Goni e Alessandro Basciano? Al peggio non c'è mai fine. La scorsa domenica, l'ex GFina è stata nuovamente ospite di Silvia Toffanin. Nel salotto di Verissimo ha chiarito che sì, in effetti lei e Basciano ci avevano riprovato, ma le cose non hanno comunque funzionato. Sulle violenze perpetrate nel tempo, fisiche e psicologiche, nemmeno un accenno, né da parte dell'ospite del programma, né tantomeno da parte della conduttrice. Le ultime notizie, oggi, comunque, Sofia e Alessandro non sono più una coppia e la conferma è arrivata proprio dall'ex GFina stessa. Nonostante tutto, però, lei ha fatto sapere di star vivendo con il padre di sua figlia un rapporto sereno, proprio per il bene della piccola. Stando alle ultime indiscrezioni, però, dopo l'intervista sarebbe successo qualcosa. Basciano avrebbe preso molto male le dichiarazioni della sua ex fidanzata nel programma di Silvia Toffanin. Perché, poco dopo la messa in onda della chiacchierata fra Sofia e la conduttrice di Verissimo, il DJ ha condiviso fra le sue stories di Instagram l'immagine di un sacchetto di popcorn. Secondo alcuni, infatti, si tratterebbe di una frecciatina nei confronti di Sofico De Goni. Anche Deianira Marzano si è espressa nel merito della questione. Cosa ha detto? A quanto pare Alessandro Basciano avrebbe smesso di seguire la madre di sua figlia. Insomma, la serenità di cui tanto ha parlato lei nello studio della trasmissione di Canale 5 non sembra essere destinata a durare a lungo.